Buongiorno Giulia Nova, oggi Operazione Verità si occupa di turismo. Nel presentare i dati delle presenze turistiche, Costantini appalesa tutta la sua inadeguatezza al ruolo istituzionale che riveste e la sua scarsa conoscenza della materia. Inadeguatezza perché nei post che pubblica sul suo profilo Facebook si dimentica del protagonista principale del turismo nella nostra città, gli operatori turistici. Vedi Costantini, senza l'impegno, la professionalità, i rischi di impresa che si assumono gli operatori turistici, quello di cui stiamo parlando non sarebbe possibile. E poi l'incompetenza. Vedete, cittadini, il 29 aprile 2023 pubblica un post in cui dice che a Giulianova ci sono stati 2 milioni di visitatori, come se la nostra città fosse un museo. È noto a tutti, non solo agli operatori turistici, che nella materia si parla di arrivi, e a Giulianova sono circa 90.000 ogni anno, e di presenze. Giulianova si attestano sopra i 500.000 ogni anno. E poi non conosce la materia. Perché all'indomani della pubblicazione sul quotidiano Il Centro del 24 giugno 2023 dei dati che il centro per un evidente refuso riferisce al 2022, ma che nella realtà sono del 2019, pubblica insieme agli assessori Di Carlo e Costantini, appunto Di Carlo e Giorgini, un post nel quale magnifica e loda la nostra città definendola la regina d'Abruzzo. Costantini, Giorgini e Di Carlo devono sapere che Giulianova è sempre stata la regina d'Abruzzo per oltre un decennio. Oggi purtroppo non lo è. E difatti la brutta figura la fanno nell'immediatezza perché vengono bacchettati dagli altri amministratori della Costa Teramana che rivendicano come le loro città hanno dei risultati maggiori, purtroppo, aggiungo io, nel 2022 di quelli di Giulianova. Passo la parola ad Archimede. Nel premettere che mi associo a quanto detto da Francesco circa i meriti dei risultati ottenuti che vanno ascritti principalmente agli operatori turistici, il grafico che vedete riportato mostra le presenze turistiche registrate a Giulianova negli ultimi 20 anni. Si osserva chiaramente come nel periodo dal 2010 al 2019 le presenze si siano attestate costantemente tra 525.000 e 550.000, con una punta di 565.000 presenze nel 2012. Se poi facciamo riferimento al quadriennio 2019-2022, quello di riferimento dell'amministrazione Costantini, tra l'altro l'unico che ha beneficiato dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno che è stata voluta ed approvata nel 2017 dall'amministrazione Mastromauro, si osserva al netto del Covid, quindi del lockdown del 2020, come gli incrementi costanti di presenze di cui parla nei suoi post Costantini non trovino conferma nella realtà, e questo nonostante appunto le risorse che la sua amministrazione ha avuto a disposizione, ma che evidentemente non hanno prodotto i benefici desiderati in termini di ricettività turistica. Ma imposta di soggiorno, dicevi Archimede, in effetti una cosa i cittadini devono sapere: coloro che amministrano oggi la nostra città sono stati i maggiori oppositori dell'introduzione dell'imposta di soggiorno e oggi ne beneficiano. Ma come la utilizzano? Evidentemente male. Se è vero che l'imposta di soggiorno genera 500.000 euro ogni anno, in quinquennio sono 2 milioni e mezzo di euro, tanti soldi, tanti denari, che
non sono serviti evidentemente con le loro politiche a sostenere le presenze turistiche a Giulianova e tantomeno il comparto commerciale, visto che gli operatori commerciali si lamentano e hanno ragione a farlo. Ebbene, nel prossimo quinquennio bisognerà lavorare un progetto serio per utilizzare al meglio i 2,5 milioni di euro, coinvolgendo gli operatori turistici, gli operatori commerciali e i cittadini. E poi ci vuole più umiltà, più serietà. Un buon padre di famiglia lavora coerentemente. Vedete, se l'amministrazione Costantini ha voluto un piano marketing spendendo diverse decine di migliaia di euro per farlo, e in questo piano marketing si dice, si afferma che Giulianova ha bisogno di nuove strutture ricettive, nuovi hotel, e poi nel contempo approvano una variante che cancella la realizzazione di un hotel, ci si deve spiegare la città. Qual è la coerenza? Perché lo hanno fatto? Hanno sprecato i soldi e poi fanno il contrario? Cambiamo pagina. I flop di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti e questo fa male ai giuliesi, fa male a me, fa male a Archimede, fa male a tutti coloro che devono assistere a roboanti affermazioni e a risultati inefficaci. Buona giornata a tutti.